Per rispondere in modo adeguato alle condizioni e agli stimoli del mondo esterno e per regolare le condizioni interne dell'organismo, gli animali sono dotati di due sistemi che interagiscono fra loro, il sistema nervoso e il sistema endocrino. In maniera sintetica, si può dire che il sistema nervoso reagisce lanciando messaggi al nostro corpo attraverso segnali elettrochimici, generati da particolari cellule chiamate neuroni. Il sistema endocrino, invece, comunica mediante segnali chimici, gli ormoni, che sono prodotti dalle ghiandole endocrine e circolano nel sangue. Nonostante agiscano in sinergia, ci sono diverse importanti differenze tra i due sistemi che riguardano fondamentalmente la velocità di azione. Il sistema nervoso capta gli stimoli esterni e risponde immediatamente, talvolta nell'arco di millisecondi. La risposta del sistema endocrino richiede invece tempi più lunghi per permettere agli ormoni di raggiungere gli organi bersaglio e cambiarne il metabolismo. La durata degli effetti. Così come sono immediate le risposte del sistema nervoso, tanto rapida sarà la durata dei suoi effetti. Al contrario, il sistema endocrino innesca cambiamenti che richiedono molto tempo per attivarsi e influenzano il comportamento di un organo a lungo termine. Il bersaglio dell'azione. Il sistema nervoso agisce controllando in maniera precisa e puntuale uno specifico muscolo ghiandola. L'azione del sistema endocrino è invece più diffusa e può coinvolgere contemporaneamente più organi sensibili a quell'ormone. Per conoscere il sistema endocrino ci sposteremo lungo il corpo verso le ghiandole che lo compongono. Il sistema endocrino può essere paragonato ad un'orchestra che suona in perfetta e armonica sinfonia. Il direttore di orchestra è una piccola ghiandoletta detta ipofisi o ghiandola pituitaria, che è la madre di tutte le ghiandole ed è situata al centro del nostro cranio, in una regione quasi inaccessibile. In realtà l'ipofisi non agisce in maniera del tutto autonoma, ma riceve le informazioni dal cervello e in particolare da quel centro di raccolta di dati cerebrali che è l'ipotalamo, situato vicinissimo all'ipofisi e ad esso connesso attraverso un peduncolo. Ecco come funziona il sistema. L'ipotalamo, ricevendo informazioni dall'esterno, le passa all'ipofisi, che quindi produce una serie di ormoni che distribuisce nel sangue. Ogni ormone andrà ad influenzare altre ghiandole endocrine. Queste, a loro volta, di conseguenza, produrranno altri ormoni specifici che agiranno sui vari organi, mettendoli in condizione di rispondere e funzionare perfettamente. Il corretto funzionamento di questi organi determina dei segnali che vengono ricevuti dall'ipotalamo, che in maniera autonoma e di conseguenza si regola nuovamente, in un ciclo continuo di feedback autoregolante, capace di correggere ed intervenire a qualsiasi variazione del sistema. Il feedback può essere positivo quando si potenzia la produzione di un certo ormone o negativo quando invece è necessario diminuirla e quindi inibire quella determinata risposta. Questa azione di contrasto è determinata spesso da ormoni che lavorano in senso opposto ad altri e pertanto si dicono antagonisti. L'ipofisi è composta da due lobi, quello anteriore e quello posteriore. Quello anteriore è detto adenoipofisi e produce sia ormoni che influenzano tutte le altre ghiandole endocrine, sia ormoni che agiscono direttamente sui tessuti bersaglio, come la prolattina che stimola la crescita delle ghiandole mammarie e la produzione di latte, o la somatotropina, che è l'ormone della crescita. Infatti, una disfunzione di questa ghiandola può generare il nanismo o il gigantismo. Tra gli ormoni che agiscono direttamente sui tessuti troviamo anche le endorfine, che danno una sensazione di benessere e di relax attenuando gli stimoli del dolore. Infatti vengono rilasciate dopo che il fisico ha compiuto un intenso sforzo oppure quando lo stress e il dolore raggiungono una soglia critica per l'organismo. Il lobo posteriore si chiama neuroipofisi. Questo non è una vera e propria ghiandola, in quanto non produce ormoni propri, ma svolge un ruolo essenziale. Immagazzina e rilascia all'occorrenza due ormoni prodotti dall'ipotalamo e per questo chiamati neuroormoni e sono l'ossitocina, essenziale soprattutto nelle donne per il parto e per le interazioni sociali degli individui, e la vasopressina o ADH, antidiuretico, che agisce sui reni favorendo il riassorbimento dell'acqua. Così facendo mantiene il giusto tasso di fluidità del sangue e la pressione arteriosa. Un'altra ghiandola che si trova al centro del cervello è l'epifisi o ghiandola pineale. È collegata al nervo ottico ed è una ghiandola fotosensibile, ossia agisce a seconda della quantità di luce che percepisce.
produce la melatonina, che regola i ritmi circadiani, ossia interviene nei cicli di veglia e sonno, e nella regolazione di parametri fisiologici come la temperatura corporea, la pressione sanguigna o il ritmo respiratorio. Una sua disfunzione può portare infatti insonnia e stanchezza. Scendendo lungo la trachea troviamo la tiroide, i cui ormoni regolano principalmente il modo in cui il corpo ricava l'energia dal cibo, in altre parole il nostro metabolismo e la nostra crescita. La tiroide secerne anche la calcitonina, che serve a diminuire il livello di calcio nel sangue depositandolo nelle ossa. Nel caso opposto, cioè quando il livello del calcio nel sangue è basso, agisce un ormone antagonista alla calcitonina, che si chiama paratormone, che è prodotto da quattro ghiandole poste sul retro della tiroide e che si chiamano paratiroidi. Più in basso, sulla parte apicale dei reni, troviamo le ghiandole surrenali. Gli ormoni prodotti da queste ghiandole sono sostanze molto potenti, l'adrenalina e il cortisolo, che agiscono sul cuore. Essi entrano in circolo per aiutare l'organismo ad affrontare situazioni di stress intenso o di pericolo, o per reagire nel modo più efficiente. Durante le scariche di adrenalina aumentano il battito cardiaco e la pressione per far giungere più sangue ai muscoli scheletrici, ma anche la respirazione per far arrivare un maggiore afflusso di ossigeno al cervello in modo che agisca più prontamente. La più grande delle ghiandole endocrine, il pancreas, si trova dietro lo stomaco. Il pancreas secerne due tipi di ormoni, l'insulina e il glucagone, che regolano la quantità giusta di zuccheri, glucosio, nel sangue. Questi due ormoni sono appunto ormoni antagonisti. A completamento del nostro sistema endocrino troviamo infine le gonadi. Esse si distinguono in maschili, testicoli, e femminili, ovaie, e fanno parte anche del sistema riproduttivo. Una delle cose più importanti che fanno è di permettere al corpo di modificarsi durante la pubertà, in pratica di trasformare i bambini in adulti. I testicoli producono androgeni, come il testosterone, responsabili ad esempio della crescita della barba o dell'aumento della massa muscolare, mentre le ovaie producono estrogeni e progesterone, responsabili a loro volta ad esempio della comparsa del menarca.